Ma nel frattempo ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Buongiorno Loredana Errone. Buongiorno, buongiorno a voi. Ben arrivata. Buongiorno, grazie. Benvenuta. Grazie per aver accettato il nostro invito. No, no, grazie a voi per aver insomma incluso in questo spazio anche me. No, no, beh, è un grandissimo piacere. Il motivo naturalmente è l'uscita del tuo album, L'Errore. È un po' come una tua piccola casa questa, è vero? Sì, è un po' definita la mia piccola casa nel senso intimo della frase, quindi perché comunque sono dei... Se posso... Inizio subito a parlare, scusa. No, no, assolutamente, okay. La radio è così, insomma. Ok, no, perché comunque attraversa dei temi molto al femminile, penso, questo disco. Certo. E poi è stato scritto appunto da Biagio Antonacci, che lo ha saputo. Biagio. Sì, un saluto. Che ha saputo comunque al meglio tirar fuori argomenti comunque molto attuali. E al contempo stesso, diciamo che sebbene io abbia avuto anche lo spazio di un brano all'interno di questo, insomma, di questo primo album. Posso dire che i temi mi hanno molto... Parliamo di Congo, giusto? Sì, parliamo di Congo. Ok. E per quanto riguarda tutti gli altri, mi hanno comunque fatto calare bene nel personaggio, bene nell'emotività. Ma infatti è un disco perfettamente vestito sulla tua pelle. Io nell'ascolto, insomma, ho notato questo. Ci colleghiamo con un'altra amica, Jo Squillo. Buongiorno, Jo. Ciao, buongiorno da Milano. Ciao. Ciao. Da Milano, ecco. Sei a Milano, perché non sappiamo mai dove sei, però il bello del telefono è che ti possiamo prendere al volo. Esatto, dove sarai? Ti avviso subito, sarò a Miami, quindi sarà un po' dura collegarci. Vabbè, allora dicelo, scusa, una volta a Parigi, una volta a Miami, una volta a New York. Mi sono fatta tutto il freddo di tutto il mondo, quindi adesso vado a al fare caldo. Una manifestazione di moda, ovviamente, che presento a... al caldo, perché pare che ci sia veramente una bellissima giornata, cosa che di fra l'altro qui non c'è perché a Milano diluvia, ma bando queste cose secondarie, siamo belli dentro comunque perché ascoltiamo la musica, sì, di questa giovanissima ma anche donna forte, Loredana Errone, davvero brava, coraggiosa e anche cattiva, quel tanto, come leggo nella sua nuova canzone, che mi piace molto, mi fa avvicinare a lei. La mia prima canzone è stata, si chiamava appunto Sono Cattiva, quindi mi fa piacere che la cattiveria non è soltanto, cioè una cattiveria musicale, non è una cattiveria di animo, e quindi serve anche questo. Si è visto molto bene anche sull'ultimo festival di Sanremo, sull'ultimo palcoscenico la quale ho visto la sua partecipazione con la Tatangelo, una donna forte che ha cambiato anche il look, che ha tagliato i capelli cortissimi. Come sei coraggiosa, Loredana? Piacere. 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 E grazie, insomma, per l'apprezzamento. Per quello che, diciamo, mi riguarda, è qualcosa che mi appartiene, che comunque ha fatto di un'interpretazione il gioco di un vestito, il gioco di una canzone, il gioco di comunque di parole e di situazioni che mi sono state presentate, quindi che ho accettato a cuore, e sicuramente in questa penso che si deve dare sempre un apporto comunque sincero ma allo stesso tempo creativo, quindi... Brava. Si vede, poi tra le altre cose appunto si vede che c'è tanta voce, c'è tanta molto talento dentro nella tua voce, ma anche molto, molto anima. È quello che mi piace vedere, perché ci sono tantissime ormai bravissime cantanti, la differenza sta proprio nell'anima e nel capire che questa la voce, insieme anche agli abiti, il capello, insomma, servono a raccontarsi, no? E ti sei raccontata molto bene, poi tra l'altro con un amico dietro che è come Biagio Antonacci, sì, che esatto, è uno dei più bravi poeti italiani, no? Assolutamente, ha fatto delle belle canzoni comunque, che ancora penso che, vabbè, non devo dirlo io, perché comunque io ho avuto comunque il privilegio di avere questa persona alle spalle e di aver avuto questo, veramente questa persona che ha investito del tempo e della poesia appunto in questo progetto. Però al di là penso che ci siano appunto molte canzoni che si ricordano come Se Io e Se Lei, Iris. Beh, cioè, certo. Primi... Senti, posso dire una cosa, scusate ragazze, a proposito di Cattiva, che io trovo essere un brano di una dolcezza infinita, tra l'altro c'è questo incontro, Loredana, tra te e Loredana, le due Loredane, no? La grande Loredana Bertè. Un caso della vita, ma in qualche modo tutto torna poi nella vita.
Diciamo che i miei spostamenti e comunque i miei viaggi che mi hanno portato fino a qui sono state una serie di coincidenze che alla fine mi hanno fatto credere, e forse indirettamente grazie ad amici hanno fatto credere anche ad altre persone, mm-hmm. perché poi alla fine quello che fai col cuore secondo me lo trasmetti, certo. ed è stato quello che mi ha fatto la differenza di una tra virgolette mancata vittoria, la differenza di un mancato arrivo fino a 26 anni, la differenza comunque di quello che non è nulla per scontato. Mm-hmm. È questo che comunque mi ha dato la forza sempre di credere nei segnali. E Loredana Bertè, insieme comunque al grande personaggio qual era Mia Martini, rappresenta per me un grande obiettivo sul mondo della musica. Fa parte del tuo percorso di vita. Sì, assolutamente. Dei miei ascolti, delle mie voglie e comunque dei sensi di riscatto proprio vocali, perché comunque Mia Martini secondo me aveva una vocalità straordinaria. Gio, proprio di sì. Sì, infatti volevo sapere come si diventa, appunto, come si è diventata, ovviamente il trascorso su Amici si conosce, ma prima, cioè il rapporto appunto con la voce, come nasce questo innamoramento? Perché ci sono tantissime ragazze che vogliono Guarda, io ti dico, è stato tutto una serie di coincidenze, perché comunque io non ho mai scelto egoisticamente di farla cantante. Ho sempre comunque, tra mille problemi e mille comunque limiti che ci sono, dalla terra alle mancate conoscenze, purtroppo. Sì, tu arrivi dalla Sicilia, giusto? Sì, da Agrigento, che saluto, che insomma. Sì, esatto, che è una terra molto bella, tra e l'altro. Ti posso dire, sì, diciamo, non dilungandomi e non facendo poesia, veramente che è stata una serie di segnali quello che mi ha fatto arrivare qui oggi. Cioè, io ho detto addio, o comunque quando mi sono rivolta a lui, veramente la disperazione di un'adolescenza magari portata avanti nell'obiettivo di raggiungere quello che più senti. Io ho detto va bene, tu hai fatto tante meraviglie, alla fine mi farai innamorare di qualche altra cosa. Cioè, non è possibile che comunque io debba dare comunque tanta sofferenza a questa strada. Poi capitava l'indomani, o dopo due giorni, o dopo comunque quel tempo necessario che serviva per capire, arrivava un segnale. Va bene, Gio, grazie. Bello. Noi ci sentiamo mercoledì, perché dobbiamo dare adesso la linea al GR1 e poi torniamo. Corriamo con le notizie allora. Ciao a tutti da Gio Squillo. Ciao Gio. Ciao, bocca al lupo. Torniamo Ciao. Tra poco, ancora con Loredana Errore, naturalmente con l'informazione di Stata. State con noi. Grazie Massimiliano, ti presento Loredana Errore, tra l'altro, ecco, facciamo una presentazione alla radio, non si vede ma si può sentire, insomma. A voi, buongiorno. Loredana, devo dire che nell'album L'errore, ricordiamo il titolo, ed è un errore assolutamente non acquistarlo, perché è davvero un album fatto di grandi vibrazioni. Io ho trovato difficoltà nello scegliere il brano, uno dei brani, insomma, da ascoltare qui all'interno di Start, perché sono tutti molto molto belli. So che io ho detto scegli te quello che vero. Più sì. Tu sei quindi particolarmente legata a Congo, abbiamo detto, però... No, non particolarmente legata a Congo, no. Lo senti più tuo, forse, anche perché avendolo scritto? No, a dire la verità, cioè, negli argomenti che si sono comunque affrontati in quest'album, cioè, sento molto, anche ben altro, ecco, non solo Congo, non solo perché, diciamo, mi è venuto di pugno, perché poi alla fine certo. sono momenti che ti capitano nella vita di far comunque di far uscire questa vena. Senti, ad esempio, prima stavamo dicendo, e questo lo voglio condividere anche con i nostri ascoltatori, il lavoro fatto da Biagio Antonacci per questo album è un lavoro, conoscendo poi Biagio da tantissimi anni, è un lavoro fatto veramente con il cuore. Sì. Cioè, non è il classico lavoro della serie o dei pezzi nel cassetto. Assolutamente. E si sente poi anche in questa canzone che è una delle mie preferite, mm-hmm. che apre la traccia 1, tra l'altro, dell'album, si intitola Che bel sogno che ho fatto. Ce l'ascoltiamo. Senti che bel sogno che ho fatto. Era ancora vivo il mio gatto. Mamma aveva fatto la spesa. Io sul mio divano ero stesa. Io che mia madre non ho mai visto piangere. Io che mia madre
perdonami, non posso interrompere e spezzare così una canzone, ma che bella, che bel sogno che ho fatto, Loredana. Allora, il primo singolo era Il Muro, il secondo sarà Cattiva, quello con Loredana Bertè. Esatto, mi fate una promessa, lo chiedo anche alla Sony, il terzo singolo deve essere questo, perché è bellissimo. Beh, mi trovi assolutamente d'accordo, perché comunque comprende le mie scelte proprio di gusto, proprio a pelle, quindi spero di accontentarti. Senti, nel salutarti e nel darti insomma l'imbocca al lupo per tutto e soprattutto credi per questo album L'Errore, voglio leggere velocemente una cosa che tu hai messo in questa lettera inviata alle radio. Il canto è il dolce dono che è nato in me e che mi ha fatto credere sempre più nella vita. È così. Sì, esattamente. Grazie di cuore. Grazie, grazie a voi. Grazie a Rai, Radio 1. Grazie Giulia. Ti vogliamo bene. Grazie infinite. Ciao. Grazie, un bacione. Un grande bocca al lupo anche da parte mia, Loredana Errore, e un benvenuto in studio.